Abbiamo Biotti, ricercatrice in Dire, esperta di coding con pensiero computazionale e soprattutto robotica educativa. Buongiorno Biotti, avete realizzato una serie di workshop, siamo sempre a Didatta 2023, oggi c'è tantissima gente. Questi robot, l'abbiamo visto anche negli stand, sono molto diciamo vissuti dagli insegnanti con interesse e con curiosità. Allora, vogliamo fare un po' il punto sullo stato dell'arte della robotica educativa. Ok. Allora, la robotica educativa negli ultimi anni è diventata sempre più preponderante all'interno delle scuole, sia nella sua veste più tecnologica, quindi utilizzando appunto prodotti tecnologici che qui in fiera abbondano, ce ne sono di tanti tipi, dai più complessi ai più semplici, proprio per i bambini anche della scuola dell'infanzia, sia nella sua versione unplugged, dove invece è il corpo che viene utilizzato come strumento per attivare quei concetti che vengono descritti anche nelle indicazioni nazionali relativi ai campi di esperienza, ad esempio degli studenti della scuola dell'infanzia. Attualmente, appunto, come dicevo, è sempre maggiore l'utilizzo da parte dei docenti di questi strumenti, proprio perché hanno potuto appurare con mano, essendo anche alcuni di questi sempre più economici. Parliamo di cifre non altissime, no. Anche accessibili attraverso i fondi del PNRR, esatto, è vero? Assolutamente, sì. E a tutti i livelli scolastici, dall'infanzia alle superiori, o particolarmente adatti per alcune età di apprendimento? Io credo, immagino la primaria possa avere sicuramente la primaria e la scuola secondaria di primo grado sono quelle che usufruiscono maggiormente di queste tecnologie, perché sono stati realizzati proprio dei kit apposta e più semplici proprio per loro, mentre a livelli più alti, quindi nella scuola secondaria del secondo grado, ci sono tantissimi strumenti più, come dire, più complessi, che richiedono un'esperienza maggiore, quindi anche conoscenze relative magari all'elettronica, all'elettrotecnica. Facciamo un esempio pratico: una scuola vuole acquistare un robot educativo per fare cosa? Bella domanda. Allora, nella scuola generalmente si cerca, e questo diciamo si auspica che sia così, di utilizzare questi strumenti per svolgere una didattica attiva, ovviamente, in cui gli studenti sono quelli che manipolano gli oggetti, sono quelli che si approcciano proprio su tutti i fronti, a 360 gradi, su questi strumenti. E questo ci porta ad una cosa molto bella, che è quella dell'interdisciplinarietà. Quindi una studentessa ovviamente, che deve approcciarsi a un problema reale, perché poi si parla di didattica attiva e di didattica per problemi, quindi problemi reali, devono studiare e quindi fare attività di problem solving che coinvolge tantissime discipline. Pensiamo ad esempio anche soltanto a replicare un robottino che si muove su Marte. Allora entra di mezzo le scienze, perché bisogna studiare il terreno, qual è il terreno che fa meno attrito, quello che fa più attrito, quindi che tipo di ruota utilizzare. Entra anche la matematica per capire il rapporto fra la ruota e la distanza da percorrere. Quindi sono tantissimi gli aspetti, non solo però in ambito STEM, ma anche in ambito STEM, che possono essere utilizzati, quindi andando anche verso l'arte. Allora, ha pronunciato una parola chiave, STEM. Si è parlato, un paio di giorni fa è stata la festa della donna, ancora ci sono percentuali bassissime di utilizzo e di approfondimento, specializzazione tra le donne riguardo appunto le discipline STEM. Questi strumenti possono aiutare ad avvicinare? Allora, noi negli scorsi anni ci siamo, con il nostro gruppo di ricerca ci siamo proprio concentrati anche su questo, come avvicinare le ragazze all'utilizzo di questi strumenti e come questi strumenti possano dare loro più sicurezza e farle capire essere maschi è una prerogativa per poter utilizzare questi strumenti, ma anzi le ragazze sono anche più brave, possono essere anche più brave. Bene, un'altra ultimissima parola chiave è coding. Cosa ci dice rispetto al coding? Se ne parla tantissimo
nel corso, insomma, girando per gli stand, nel corso degli workshop. Diciamo che il coding è strettamente correlato poi al discorso della robotica educativa. Il coding è semplicemente un modo per realizzare poi la robotica educativa, perché questi strumenti tecnologici devono essere programmati. Ma con il coding non si intende soltanto la mera programmazione, ma il coding ha una base, come dire, teorica molto importante, che è quella del pensiero computazionale, ossia della capacità da parte degli studenti di risolvere problemi per passi. Quindi, come anche dicono le indicazioni nazionali e nuovi scenari del 2018, è importante sviluppare il pensiero computazionale fin dall'infanzia e facendo lavorare gli studenti ad affinare proprio queste soft skills, queste competenze e capacità. Bene, noi ringraziamo Beatrice Miotti, ricercatrice in diretta.